Simona, scusa, sto in riunione, ti posso richiamare? Ma adesso dobbiamo parlare del fatto che la nostra storia non funziona, non ne possiamo parlare quando torno da Milano. Pronto? Sì, no, guarda, scusa, sono in riunione, ti posso richiamare? Sì. Cosa? No, 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 no. Ma quale stringirebbe? Guarda che c'è no di roba da fare, eh. Babbo, non ci posso andare al compleanno di mia nipote, ma perché no? Babbo, sto lavorando. Ascolta, gli mando delle rose, va bene? Ha già 3 anni. No, 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 scusa, sono ancora a questo meeting. Sì, è piuttosto lungo, sì. Oddio, lungo, normale. Hai fatto la spesa? Benissimo. Senti, già che ci sei, puoi dare una botta pure a mio fratello che è un po' depresso? Ma come, certo, signora Svetlana, scherzavo! Pronto? Sì, sono io. Chi? Ah, ma certo che mi ricordo! Ma che sorpresa! È successo qualcosa? Lorenzo. Ma quando è successo? Caffettone biologico e terapia di gruppo come i vecchi tempi? Sì, ma perché biologico? Scusa, è tanto buono il caffè normale. Bravo, tu continua a berlo normale, io ho tanti capelli. Ma è finita una storia dopo 8 anni, una trambata pazzesca. Mi diventi come quelle della televisione. Mignotta. No, questa è liscia. Ah, liscia! Chi è? Senza neanche guardo, questa è lei, guarda, guarda, c'hai i sensori. Io mi sono sposato con la figlia di Don Punz. Un giorno mi chiamano, mi fanno: signor Renzi, ma che succede? Ci sono 20 litri di latte fuori dalla sua porta, una catasta di giornali alta così. Che possiamo fare per lei? Che potete fare? Statemi vicini pure voi da maggiordomo. Le rispondi tu, le dici che sto al bagno e che la chiamo tra 2 minuti. Ma sto... Però pure te sei una bella cacacazzi. Cioè, tu ti rendi conto che ci sono i presupposti per un apocalisse, sì? Devi spingerli a parlare di più della mia morte, di quanto soffrano, di quanto mi amavano. Quando avremo abbastanza immagini per confezionare il reality, gli diremo tutto e loro capiranno. Punto primo! Sì. Lacrime per la gente a casa, ricordatelo, falli piangere! Lacrime! E adesso piangete, ragazzi! Voi bene, è perfetto così! Tirate fuori tutto il vostro dolore, perché alla gente piace vederci piangere! Sì, tu mi fai travallare le certezze del nostro passato, eh? Mattia, Tommy è gay. Ma le cose con mia moglie non è che vanno poi così bene. Lo so. Come lo sai? Io lo immagino. Bisogna creare fratture, litigi, scandali, è questo che funziona in TV, lo capisci? Nicole, beh, fa uso di cocaina, porca. Ma che ne sai tu? Certi cazzi! Non li voglio sapere! Nicole, non mi avevi detto niente. Certo, glielo potevi dire, così sei più pippavano pure questa. Ricordati, Nicole, in questa casa ci sono nascoste 15 telecamere. Tieni a mente la 1, la 2 e la 3. Mettiti qui, a favore. A favore di chi? Sei sicuro che stiamo facendo la cosa giusta? Mattia, in questo periodo mi stai un pochetto dietro? Che voglio dire? Tanto, no? Ma tanto che? Tutto il bene che ti voglio io al limite te posso stare a fianco. Ma dietro proprio Tommaso. Ma adesso ti ho capito, stai dicendo ad Alice che io sono gay perché è quello che si sta innamorando di me, eh? Belgica! Si va in scena. E collo? Ma che te sei preso mentre eravamo là? Scusami tanto, Mattia, ma non è colpa mia. Se tu da un po' di tempo fai cilecca e questa si butta a pesce sull'altra e gli date naso. Ma chi avete frequentato voi in questi ultimi 10 anni? Ti sei finto morto per salvarti il culo mettendo in mezzo noi. Ti rendi conto che quello che ci hai fatto è infamata, sì? Ti do 100.000 euro per essere protagonista di un programma televisivo di sicuro successo. Me lo dici come ci torno a casa, eh? Con quale faccia ci vado da mia moglie quando saprà che l'ho umiliata in Eurovisione? Don, serate in discoteca super pagate, una vita senza più bisogno di dover lottare per sentirsi importante. Avete creato il finale perfetto!